È sempre un piacere tornare al Bocciolo di Orta, perché ogni qualvolta si arriva qui si scoprono cose nuove, ma soprattutto gustose. Due, quelle che vogliamo oggi presentarvi, Agostino, sono le delizie alla ricotta e il filetto alla birra benedettina della Cascinazza Bruna. Partiamo dalla prima. Per preparare, diciamo, questo piatto, che è un'innovazione da parte dell'Alberto, perché l'ha creato. Alberto, diciamo, è il figlio di Agostino. Esatto, esatto, l'ha creato lui questo piatto con un po' di fantasia. Ha messo insieme dei pomodorini datterini con delle code di gambere fresche. Si usa dell'olio buono d'oliva, si mette un pezzettino di aglio, non molto, perché poi risalta troppo il gusto, il profumo e tutto. Si prendono 6, 7, 8 datterini, si tagliano a metà, si fanno soffriggere leggermente, nel frattempo si mettono queste code di gamberi con due foglioline di basilico che non guastano mai e si fanno soffriggere piano piano, si salano, ci vuole 5 minuti la preparazione, neanche. Nel frattempo che questo naturalmente si amalgama, fa il suo bel sughetto, perché ci sono questi datterini che purtroppo, meno male, che non vanno in acqua, ma ti creano quel sughetto cremoso che arricchisce il piatto. Ecco, poi però dopo il primo arriva il secondo. E beh, dopo il primo arriva sì il secondo, perché il secondo, ormai il filetto, penso a Bocciolo, abbia una storia, no? Siamo arrivati poi a trovare una birra veramente squisita che mi crea un piatto con un profumo, un sapore diverso di un filetto barbero, pepe verde o come vuoi. Ecco, la birra è quella dei Benedettini, la Cascinazza Bruna in questo caso. Esatto, esatto. Si prepara sempre il suo padellino di ferro con un burro, si cerca di mettere sempre un burro che non schioppetti troppo, perché sennò contiene troppa acqua e non lavora bene. E poi si fa il suo filetto, si fa il suo soffritto, si bagna tutto con la cascinazza, si fa restringere, si amalgama bene tutti i sapori in modo che tutto viene. Ma poi ho visto che c'è anche la panna. Beh, la panna certo, ci vuole anche quella, però prima della panna metto anche un pizzico, come tu sai, di un mio piccolo segreto, chiamiamolo segreto, via. Che non è più un segreto, diciamolo. Ma diciamo che è un segreto, perché non sai com'è fatto. Ah, ecco, c'è questo piccolo segreto e per ultimo viene la panna. Naturalmente il filetto, una volta preparato, appena appena viene tirato fuori, perché viene alzato, perché sennò va avanti in cottura e cuoce, per mangiarlo a sangue purtroppo bisogna tenerlo fuori. Quando tutta questa crema è pronta si amalgama ancora con la birra ristretta questo filetto, in modo che il suo sapore e la sua crema penetri leggermente, che lo arricchisce come sapore interno. Ecco, poi naturalmente con un ottimo filetto ci vogliono delle patate speciali. Eh beh, queste sono le patate speciali, perché c'è solo uno che me li chiede, è il Morea, perciò gli abbiamo dato il nome delle patate Morea. Che sono come fatte? Come sono fatte? Niente, la patata più semplice che c'è, la prendi, la peli, la tagli a fettine, metti su dell'olio, li soffriggi, un po' di sale e la patata è pronta. Quindi non è la patata preconfezionata, no, congelata, surgelata, ma è una patata vera. No, no, quella gliela sbucciamo al momento e gliela tagliamo al momento. Vabbè, allora vi lasciamo con questo consiglio. Bocciolo di Orta, non serve che vi dica dov'è il Bocciolo di Orta, è conosciuto, ma soprattutto vi ricordo che con questi piatti sicuramente si potrà avere una visione profonda del futuro e si torna a casa soddisfatti, contenti e felici, perché veramente questo è un paradiso del buon gusto.